Siamo qui con la professoressa Anna Maria Giudetti, docente ricercatrice presso l'Università del Salento. Grazie innanzitutto per aver accolto il nostro invito. Fra gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile approvati nel settembre 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il dodicesimo evidenzia l'importanza di promuovere una riduzione dello spreco alimentare al fine di aumentare la sostenibilità dei sistemi alimentari da un punto di vista ambientale, economico e sociale. Lei è docente ricercatrice presso l'Università del Salento, esperta in biochimica e scienza dell'alimentazione. Cosa ci dice oggi la scienza sulla relazione tra la riduzione dello spreco alimentare e l'aumento della sostenibilità dei sistemi alimentari e per quali ragioni contrastare lo spreco alimentare è di fondamentale importanza? Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, perché è importante la riduzione dello spreco alimentare? Perché, diciamo, come ha detto lei, lo spreco alimentare ha un impatto notevole a livello sociale, a livello ambientale, ma anche a livello economico. Perché? Perché consumare, allora, gli ultimi dati di studi, insomma, condotti, hanno dimostrato che circa un terzo di tutto il cibo prodotto a scopo per l'alimentazione umana è buttato. Questo terzo di cibo comporta un consumo di 70% di tutte le risorse idriche di acqua dolce necessarie per l'irrigazione. Quindi stiamo andando verso una condizione in cui si prevede che nel 2030 le risorse idriche, la richiesta di acqua supererà del 40% quelle che sono le reali disponibilità idriche. Quindi già da questo capiamo che troppa produzione agricola comporta un consumo eccessivo di acqua, 70% di acqua solo per l'agricoltura. Poi con l'eccesso di cibo, cioè producendo una quantità di alimenti superiore rispetto a quella che in realtà poi è la necessità, tenendo presente che un terzo viene buttato, abbiamo un impatto notevole sull'atmosfera, perché la decomposizione del materiale, cioè che noi buttiamo, produce soprattutto metano, che sono dei gas serra che hanno un'incidenza notevole sulla composizione dell'atmosfera, e stiamo assistendo negli ultimi anni a quello che è, diciamo, quelli che vengono definiti cosiddetti cambiamenti climatici, dovuti proprio a produzione di gas serra, non solo ovviamente dalla decomposizione di questo materiale che è buttato, ma derivante anche dalle produzioni industriali. L'energia derivante, cioè necessaria per alimentare le industrie in campo agroalimentare, utilizza i fossili, carburante fossile, che deriva ovviamente da materiale organico. Questo carburante, ovviamente, questo materiale fossile produce nell'atmosfera gas, diciamo, serra. Quindi di nuovo abbiamo industria che produce gas serra, diciamo, che hanno un'influenza sulla composizione dell'atmosfera. Quindi impatto sicuramente ambientale. Un impatto ovviamente economico. È stato stimato che circa 700 miliardi di euro, anche più, all'anno sono buttati con questo cibo, che ovviamente globalmente, quindi nel mondo, con questo cibo buttato, eliminato, quindi una spesa economica enorme che potrebbe essere recuperata e utilizzata per altri scopi, ad esempio miglioramento di infrastrutture nel sociale, nel campo sanitario, quindi sicuramente una buona fetta di soldi che potrebbe essere utilizzata per altri scopi. Sociale. Teniamo presente che ci sono popolazioni sovralimentate, perché poi, diciamo, questo aumento nella produzione del cibo si traduce inevitabilmente in un aumento dei consumi, cioè ci sono degli individui che consumano più cibo di quello che dovrebbero consumare, e ci sono delle popolazioni invece, vedi, nelle parti dell'Africa, dell'Asia, che sono sottoalimentate. Quindi sicuramente l'impatto sociale deriva ovviamente da questa disparità tra popolazioni sovralimentate. L'obesità è una delle malattie, diciamo, non trasmissibile più diffuse ormai nelle nostre zone, e quindi si potrebbero evitare queste disparità con delle politiche adatte, delle politiche mirate per ridurre questo spreco alimentare e recuperare le risorse economiche per
eliminare queste disparità. Quindi sicuramente abbiamo un forte impatto economico, sociale e ambientale da questo spreco alimentare. Considerando il suo ambito appunto di competenza, parliamo di nutrizione. Ridurre o azzerare lo spreco alimentare e mantenere un corretto apporto nutrizionale o addirittura migliorarlo, si può? Allora, sicuramente riducendo lo spreco alimentare si può migliorare l'apporto nutrizionale e le spiego subito perché. Se noi abbiamo una programmazione del piano alimentare, cioè noi programmiamo quello che dobbiamo consumare, quindi con delle liste della spesa, per cui si va a fare nei supermercati, si va a fare la spesa con una lista dove si è programmato quello che si deve mangiare nel corso della settimana. Sicuramente la programmazione consentirà una scelta più consapevole degli alimenti, quindi con un potere nutrizionale migliore, con una... Invece, diciamo, andare al supermercato vinti dalla stanchezza, dalla fame, presi da delle situazioni del momento, possono portare all'acquisto compulsivo del cibo, il cosiddetto cibo tra virgolette che dà soddisfazione, quindi particolarmente ricco di sale, le patatine fritte, tanto per dirne una, quindi particolarmente ricchi di sale, particolarmente... diciamo ad alto contenuto calorico. Quindi invece la programmazione consente la scelta più consapevole di alimenti più salutari, quindi sicuramente lista della spesa. Poi il recupero degli scarti alimentari è un altro, diciamo, può migliorare l'apporto nutrizionale. Teniamo presente che ad esempio nelle bucce di alcuni ortaggi o della frutta sono contenuti la maggior parte della fibra, vitamine, sostanze antiossidanti che noi buttiamo, scartiamo, quindi magari il recupero di questi materiali può portare ad un miglioramento diciamo, apporto nutrizionale. Quindi la scelta, diciamo, il migliorare ovviamente il potere, le capacità nutrizionali, diciamo, l'apporto di sostanze utili, diciamo, da un punto di vista alimentare, deriva anche dal saper interpretare le etichette. Quindi leggere etichette, le date di scadenza, consumare preferibilmente entro, consumare entro il... Cioè questo ci consente, leggendo bene le etichette, ci consente ovviamente una conservazione migliore dell'alimento, quindi un minor spreco e contemporaneamente una migliore anche recupero delle proprietà nutrizionali dell'alimento. Quindi conservare bene frutta e verdura ad esempio consente di preservare il più possibile il contenuto in polifenoli. Ad esempio, tanto per dirne una, l'olio extravergine di oliva va conservato al buio e in assenza ovviamente non alla luce solare, perché ovviamente le varie componenti antiossidanti si deteriorano in presenza di luce e di ossigeno. Quindi saper essere consapevoli di come va conservato il cibo sicuramente può portare ad un miglioramento del potere, diciamo, dello sfruttamento del potere positivo dell'alimento che si sta consumando.